Gestione del premio Grinzane. Immagini della Sindone. Il romanico in Piemonte. Giovani artisti bosniaci. Il Consiglio regionale nella seduta del 17 febbraio ha svolto un ampio dibattito sulla comunicazione della Presidente della Giunta in seguito alle denunce e all'avvio delle indagini della magistratura sul Presidente dell'Associazione Premio Letterario Grinzane Cavour. Generale la richiesta che vengano chiarite al più presto le ipotesi di malversazione nella gestione di denaro pubblico. Il 19 febbraio a Palazzo Lascaris il presidente del Consiglio regionale Davide Gariglio ha inaugurato la mostra itinerante L'immagine della Sindone in Piemonte, affreschi in plein air. 32 pannelli con rappresentazioni sindoniche in altrettante località piemontesi. Promossa dalla direzione comunicazione curata dall'associazione Homo Ridens Homo Sapiens, la mostra resta allestita fino a sabato 14 marzo. Il 25 febbraio alle ore 17 nella sala Viglione di Palazzo Lascaris in via Alfieri 15 la Biblioteca della Regione organizza l'ultimo degli incontri dedicati al romanico in Piemonte. Alla conferenza intervengono Carlo Tosco sul romanico in Val di Susa e Fabio Colella sull'abbazia di San Giacomo della Bessa, ricerche storiche e ricostruzione virtuale. Fino al 26 febbraio all'Accademia Albertina di Torino è visitabile la mostra Emotion After, Mostar Sarajevo Tuzla, promossa dal Consiglio regionale. Sono 39 le opere di 22 giovani artisti bosniaci esposte, quadri e sculture che testimoniano la voglia di rinascita di un paese dilaniato dal terribile conflitto nell'ex Jugoslavia.